mini folk Graziano Picoi di Buduzò. Eccoli qua, un applauso forte forte forte. Guardate, che vi devo dire, parlano da soli. Nel 1341 c'era già un documento che attestava l'esistenza del nome Buduzò, anche se l'origine è incerta, di questo centro molto operoso, grande attività da parte dei suoi abitanti, che si sono sempre dati un grande affare in ogni settore, dal granito al legno, i diversi simposi e tutto quello che concerne poi la tradizione a Buduzò si scandaglia da sempre. Torniamo un pochino in qua, venite più al centro con me, così vi do io delle dritte, perché sono anche un po' il vigile su questo palco, mica devo solo condurre, devo anche creare il giusto equilibrio. Loro sono una giovane realtà, ma a Buduzò sono davvero diverse le associazioni che ballano, che cantano, che interpretano la tradizione, e c'è un dato che vince su tutto. In qualunque festa di Buduzò balla tutta la comunità, per cui si creano questi cerchi concentrici allargati dove in tanti, tantissimi si ritrovano al ritmo di un suono per danzare insieme. Lui, il giovanissimo che li accompagnerà, è nipote di un nonno che veramente ha prodotto suoni ovunque e che dà il nome alla formazione e si chiama proprio come suo nonno, Graziano Picoi. Allora facciamo una cosa, proviamo a farli ballare questi piccoli interpreti della tradizione con Su Passo, Buduzò. Thank you.